Sì. Può girarlo un po'? Vicino al palloncino. Oh. Questo è il villaggio dell'accoglienza promosso dall'AGBU e Amici di Vincenzo, oggi 24 novembre 2015, a distanza di 13 anni dalla morte di mio figlio Vincenzo. Un villaggio che accoglierà circa 50 famiglie su 10 unità abitative, 8 serviranno ad accogliere le famiglie dei bambini ammalati di tumore che vengono a curarsi al Policlinico di Bari e 2 sono unità abitative che serviranno una per l'accoglienza delle famiglie e l'altra per le attività ludico-ricreative. Nella mia città abbiamo la fortuna di avere le associazioni, le parrocchie che più delle volte si sostituiscono alle istituzioni, si sostituiscono al comune, alla regione, allo Stato, fanno rete, ci aiutano a recuperare un senso di comunità e a tenerci per mano, e credo che, diciamo, la vostra presenza oggi stia qui a testimoniare questo. Io, per portare avanti il discorso di mio figlio, ho voluto fermamente, fortemente, su questo territorio della città di Bari, perché così come ho curato mio figlio in tante realtà del nord Italia proprio per salvarlo dalle sue recidive di leucemia, qui a Bari non avevamo un centro di accoglienza e me lo sono non solo ideato, ma adesso lo sto anche realizzando. Io metto la prima pietra, anche la seconda i prossimi giorni, però grazie a voi potremo continuare a finirlo di costruire. Il prezzo totale dell'opera è all'incirca 1 milione di euro. Non mi spaventa questo, perché spartano come sono, riuscire a fare tutto in economia e i tantissimi amici che nel frattempo si sono avvicinati, e mi auguro che lo si avvicineranno ancora tanti altri, riusciremo massimo negli 2 anni a realizzare tutte e 10 le unità abitative.